Ciao a tutti, sono Amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi. La nota opinionista Tina Cipollari deve guardarsi le spalle perché una nota ex dama vorrebbe prendere il suo posto in studio. In queste settimane ha fatto particolarmente discutere il futuro dell'opinionista Tina Cipollari nello studio del dating show Uomini e Donne. Per giorni si è infatti ipotizzata una sua clamorosa uscita di scena. Voci accompagnate anche da alcune motivazioni che a quanto pare non sono piaciute alla diretta interessata. Attraverso i suoi profili social, la Cipollari si è infatti fatta sentire ed ha confermato il suo ritorno. Adesso però una nota dama ha lanciato un vero e proprio appello alla De Filippi perché è interessata proprio al posto della Cipollari. Uomini e Donne, il caso Tina. Tutti i dettagli. Nei giorni scorsi si è quindi ipotizzata una clamorosa uscita di scena di Tina in quanto considerata troppo trash. In un secondo momento si è parlato solo di un presunto richiamo da parte di Pier Silvio Berlusconi verso lo storico volto del noto format di Maria De Filippi. Voci che la diretta interessata dopo un po' ha deciso non solo di commentare ma anche di smentire in modo categorico. Secondo la sua versione non ci sarebbe stato alcun allontanamento o richiamo da parte dei vertici. A settembre quindi sia la Cipollari che il suo collega ed amico Gianni Sperti saranno in studio per commentare le dinamiche del trono classico e quelle degli over. Tra cavalieri e dame però vi è qualcuno che potrebbe fare presto il suo ritorno in studio con un chiaro obiettivo, ossia prendere il posto proprio di Tina, e stiamo parlando di Pinuccia, ma vediamo cosa ha dichiarato. La dama Pinuccia alcuni giorni fa ha presentato il suo nuovo singolo e si è detta pronta a fare ritorno nello studio del dating show per cantarlo davanti a tutti. Inoltre ha rivelato di non essere mai stata cacciata dal programma ma di aver lasciato in accordo con la produzione e la sua famiglia. In qualsiasi momento potrebbe quindi fare ritorno in studio e magari in vesti diverse. Il settimanale Nuovo TV ha infatti riportato una sua intervista, Maria, prendi me e cacciatina. Sarebbe una bella seconda possibilità e una rivincita personale. Un vero appello a Maria che rischia però di non essere ascoltato. Le possibilità di vedere Pinuccia opinionista sono davvero poche, al contrario di quelle di Ida Platano, anche lei storica nemica di Tina. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.